Spostare i servizi comunali nell'ex caserma Cesare Battisti. Vanno su questa direzione i progetti dell'amministrazione Casini, che affronterà a breve la riqualificazione dello storico immobile di Viale Mazzini. L'argomento è stato al centro dell'ultima seduta dell'Assise Civica, attraverso un ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Alessandro Pantaleo. La fase di concertazione è ancora aperta, tant'è che proprio nei giorni scorsi il comune di Sulmona ha incontrato i vertici del demanio. L'ipotesi più percorribile al momento resta quella della destinazione ad uso comunale dell'edificio, con lo spostamento di uffici e servizi. Nei prossimi giorni eseguiremo delle verifiche, dal momento che stiamo facendo una valutazione complessiva di tutto il patrimonio urbano comunale, spiega il sindaco Anna Maria Casini. Oggi è prepotentemente venuta alla ribalta la necessità di avere degli edifici pubblici strategici attivabili in maniera efficiente, per cui stiamo valutando di destinare quegli edifici proprio ad usi comunali. Sarò in corso nei prossimi giorni così come stiamo facendo una valutazione complessiva su tutto il patrimonio pubblico disponibile di questa amministrazione, stiamo facendo una valutazione anche su quello e pensiamo di ottimizzarlo proprio nello spostarci alcuni dei servizi comunali. Il piazzale ampio e protetto dell'edificio potrebbe portare gli amministratori di Palazzo San Francesco a collocarvi anche i MUSP per gli alunni dell'Istituto Masciangioli. La caserma fu chiusa nel mese di giugno del 2013 e in tutto questo tempo è rimasta abbandonata a se stessa. Il comune di Sulmona acquisì l'immobile il 7 ottobre 2015, mentre la consegna delle chiavi da parte del demanio ci fu il 26 novembre dello stesso anno. Già nell'era dell'amministrazione Ranalli si cominciò a parlare della destinazione d'uso con la proposta della cittadella dei servizi.